Ah no, sì, io guarda, ora sono avvelino come un can giallo, mi diceva mia nonna. Da quando ho fatto il coso, l'atelier, c'ho mezza roba di là, e non mi riesce di raccapezzare mai una segaccia nulla. Io vorrei sapere come mai o possono comprare tutti gli strumenti doppi e lasciare gli strumenti di là e gli strumenti di là, gli strumenti di lavoro di io. Te non mi aiuti proprio per nulla, che mai una volta che ti avessi detto, ha visto questo, tu mi avessi detto, sì, eccolo qui, mai, cioè mai. Eppure bisogna lo trovi, perché se no sono fermo, eh. Se non lo trovo sono fermo. Guardatevi Dio, buono. Dove l'ho messo? Ma di sicuro l'ho messo a qualche posto. Madonna, all'altra poco. Maremma cane, vada, all'altra poco. All'altra mi succede a fare il militare, va. A mettere la roba per l'aria. Vuoi sapere che mi è successo a fare il militare? Un bellino. Aspetta, andiamo fuori, corpo. Il corpo, sì, ero a Udine, sarà Udine, alla caserma Chiavi, forte, forte e tenace. E c'era, io insomma, era qualche mese, c'era lì, c'era un mio amico, un bergamasco, un energumeno, grande, grosso, robusto, forte, che non c'era da fare, ma gli si pigliava, lui chiaramente no, ma ci si voleva bene, però è che io c'avevo questo viziaccio maledetto di pigliar per il culo, tipico un po' di quasi tutti i toscani. Lui era un boscaiolo, aveva dei bracci, non si capiva un cazzo, ma mai avessi, una volta che avessi fatto, però gli era simpatico da morire, ma sai amici, però quando c'era diventava tutto rosso e poi ci quanta. Più che altro si faceva lotta però, eh. Insomma, un giorno, mi ricordo perché, mi ricordo per quale motivo, tanto chiacchiero, ma e guardo se mi riesce di trovare i che cerco, eh. Né che. Insomma, e sera lì, insomma, c'era una sera dopo cena. Comincio a ragionare e gli disse, ma io, ma è possibile ancora tu non abbia imparato a ragionare in italiano? E si incazzò. Cazzò come un tasso. Cominciò a fare, ah, non so, insomma, alla fine, e ci si agguanta e si comincia a russolare per la camerata. E giù, che tutti fanno da parte, no? Ci vediamo una fine. E sì che sono lì in corso, ma lui era forte, ma forte, veramente forte, forse come forte era più forza di me. Insomma, alla fine, ma io questa volta la durò un quarto d'ora. Guarda, ci ho fiato. Poi a un certo punto, e mi riesci da guantarlo in una maniera, a questa maniera, vedo, e c'avevo il mento appoggiato sulla sua testa, no? E lo stringeva a questa maniera, questo comincia. Boom, abbattimi in un armadietto. E io che poi non mollavo, l'avevo preso bene, si fila lì che ti faceva la corretta, alla fine. E infatti anche questo armadietto, a un certo punto, maledetta la miseria, da questo armadietto su c'era gli zaini valigia sopra. Viene giù uno zaino valigia, che poi dopo noi non ci se ne accorse perché, ora te lo racconto, arriva questo zaino valigia, boom, mi pigliano il capo me pieno, e io ero appoggiato sulla testa sua, con la pazza così. Allora, io mi sentii tirare, sai il famoso colpo di KO, quello che ti secca, no? È cascato da una parte. Lui si sentì tirare la legnana in capo e cascò da quell'altra. Sì, ma uno di là e uno di là, no. Poi alla fine ci si sente cominciare acqua, ghiaccia, no? Che c'è, che è successo? Come si chiamava? Non mi ricordo mai, ma era simpatico. Insomma, si era lì, lui aveva un bozzo qui e io ancora tutte le volte mi toccavo, cascavo giù perché sentivo un dolore che mi si era schiacciato proprio in. Quello è il colpo famoso di KO, quello che ti butta giù. Insomma, ci si ripiglia. Dico, che c'è in questo zaino valigia? Questo zaino valigia chi era? Di uno, vabbè, lasciamo perdere i nomi, un veneto,
che gli aveva rubato l'impossibile da magazzini, ma l'impossibile, questo zaino valigia che era, io che ce la stavo 100 lì, c'era venuto dall'armadietto di sopra questo zaino, ci aveva speso tutte e due, che tutti in casa, poi alla fine, sì, perché sì, no, si voleva bene, c'erano amici, però voglio dire, da allora non si è più fatto il bischero, perché io rimasi l'imbecillio per un giorno o due. Lui, come gli avevo spaccato la ciccia sopra la qui al coso, faceva sangue, sembrava una fontana. No, sì, è una sega, ci si voleva bene, ci siamo salutati, ci siamo mandati anche delle cartoline con il tempo, d'altra parte. Oh. E se siamo così, a 20 anni ero grullo, te dici perché ora